siamo a un punto di grande interesse e stiamo vedendo un parallelismo tra tutta la normazione e le norme tecniche, giuridiche e tutta la parte, diciamo, burocratica che viaggia in parallelo con delle iniziative industriali di grande momento e di grande interesse. Ci sono degli investitori che credono in questa nuova tecnologia e ci sono dei legislatori regionali e nazionali che ci credono altrettanto. Siamo in un momento in cui davvero una nuova filiera industriale sta prendendo spinta e volontà di riuscita e siamo sicuri di successo. Abbiamo imprese molto attive, molto intenzionate ad investire. Abbiamo la normazione, quindi ciascuno sa cosa deve fare. Quella che manca è il tempi, diciamo, sono proprio i tempi tecnici di costruire il primo deposito costiero di metano liquido del Mediterraneo. Molto probabilmente sarà nel porto di Santa Giusta, vicino ad Oristano, quindi sarà un contesto centrale rispetto alla Sardegna. Il GNL, una volta che arriva in un deposito di questo tipo, può essere poi portato con delle piccolissime navi alle navi grandi, anche al largo, per rifornirle, come questo combustibile, il combustibile fossile che inquina meno in assoluto, e contemporaneamente da questo deposito essere portato presso le piccole città e le grandi città della Sardegna per avere le reti a metano come c'è nel resto d'Italia. Per le imprese e per i cittadini è previsto un abbattimento significativo dei costi per l'energia. Teniamo presente che la Regione Sardegna ha calcolato in 400 milioni all'anno il maggior costo che i sardi pagano per la mancata metanizzazione. Di conseguenza sicuramente questi 400 milioni di euro all'anno saranno risparmiati dalle imprese e dai cittadini sardi, perché è previsto un costo finale del metano comunque in linea con quelli che sono i costi del resto del continente. Dobbiamo tenere conto di questa differenza. La maggior parte del metano che si usa in Italia viene da gasdotti, vecchi gasdotti già ammortizzati, dentro i quali passa del gas che arriva dalla Siberia in concorrenza con quello che arriva dall'Algeria, con quello che arriva dalla Libia e anche dall'Olanda e dalla Norvegia. Noi invece in Sardegna avremo lo stesso metano, ma attraverso il trasporto marittimo. Bisogna vedere alla luce poi dei fatti concreti se i costi tra il trasporto via gasdotto e quello trasporto via nave saranno equiparabili e se sono o se si avranno delle grandi differenze. Il mercato prevede che queste differenze non ci saranno e quindi c'è un discreto ottimismo. L'altra parte fondamentale, diciamo, dell'ottimismo che si è respirato in questi due giorni di convegno GNL Sardegna qui a Cagliari è determinato dal fatto che il mondo dei trasporti oggi sta pagando in minima parte il costo dell'inquinamento che si determina con l'utilizzo dei combustibili tradizionali. Il GNL è la soluzione del problema, perché quando anche il mondo del trasporto dovrà pagare il costo della CO2, il costo dell'inquinamento che determina, converrà invece di pagare questo costo passare al metano liquido.